Tutte le ultime su Pasquale Marino, la risoluzione del rapporto contrattuale con il Vicenza, la firma con il Catania, ma anche tutte le ultime sul mercato del Palermo, le ultime sulla canoa con le squadre siciliane protagoniste nel terzo concentramento di A1 e il football americano con gli Elephants che superano ai quarti di finale i Cavaliers Castelfranco Franco e passano il turno, vanno in semifinale. Tutto questo dopo la pubblicità nel corso di questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, riflettori puntati su Pasquale Marino, sono ore decisive queste per la risoluzione del rapporto contrattuale con il Vicenza e la firma con il Catania. Allora andiamo a fare il punto con riguardo al nodo allenatore, ma anche con riguardo alle ultime di mercato nel servizio di Antonio Costa. Il giorno tanto atteso è arrivato ed oggi finalmente il Vicenza potrebbe liberare Pasquale Marino, consentendogli di iniziare una volta per tutte la sua avventura alla guida del Catania. Per il tecnico di Marsala si procederà infatti alla risoluzione consensuale e di conseguenza Pablo Cosentino potrà dare il via libera alle operazioni che consentiranno all'allenatore di mettere la firma su quel contratto che gli permetterà di legarsi nuovamente alla società rossazzurra. Ogni momento quindi diventa buono per l'annuncio ufficiale anche da parte del Catania e la curiosità di tutto l'ambiente sarà rivolta alla presentazione in conferenza stampa e alle sue prime dichiarazioni. Resta da capire se nell'operazione saranno inclusi anche i movimenti di alcuni giocatori in entrata e in uscita, perché c'è anche chi vocifera che il tutto potrebbe legarsi pure alla permanenza di Moretti in biancorosso e al trasferimento di Brighenti al Vicenza. Nel frattempo i riflettori restano puntati anche sulla vicenda Calaiò, per il quale il Chievo pare propenso a smuovere le acque prima possibile per evitare l'intromissione di altre pretendenti. Tutto senza dimenticare la posizione di Marchese, che il Catania spera di riportare ai piedi dell'Etna ben sapendo che non sarà facile. Questioni che passeranno tutte dalla scrivania di Pablo Cosentino, che quindi rientrando a Catania avrà tanto da lavorare sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. Da casa Catania a casa Palermo, occhi puntati sempre sul mercato rosanero caldissimo, presidente Zamparini scatenato. Allora andiamo a sentire tutte le ultime nel servizio che ha curato per noi Dario Giuffrida. Probabilmente il Palermo finirà per dover ringraziare Carlos Tevez. La voglia dell'asso argentino di tornare alla Bombonera sarà il miglior alleato degli uomini di mercato rosanero. Nel bailamme di accostamenti e abboccamenti legati al Palermo, una delle poche certezze pare essere infatti l'interesse per Jonathan Calleri del Boca. La trattativa sta assumendo tutti i connotati di una telenovela la cui ultima puntata l'ha scritta la società Xeneize. Daniel Angelici, numero uno argentino, ha rivelato che l'offerta palermitana non è in realtà mai arrivata, tantomeno per iscritto. Il Palermo aveva aperto offrendo fra i 7 e gli 8 milioni, cifra che la dirigenza argentina potrebbe comunque cominciare a prendere in considerazione. Specialmente dopo l'ormai certo addio alla Juve di Carlitos Tevez, il cui arrivo permetterebbe al Boca di lasciare andare via Calleri. Ma se la voglia di Argentina di un grande bomber potrebbe aiutare il mercato palermitano, dall'altro potrebbe privare il rosanero di uno dei suoi gioielli. È sempre più serrata infatti la corte dell'Atalanta per Andrea Belotti. L'attaccante lombardo sarebbe l'erede designato di German Dennis, anche lui in odore di ritorno in Sud America. In via del Fante hanno peraltro individuato il sostituto in Nico Lopez, ultima stagione al Verona ma di proprietà dell'Udinese. Sempre in tema di cessioni dovrebbe risolversi oggi la vicenda legata al destino di Emiliano Viviano, formalmente legato ancora alla società rosanero. La Samp ha incassato l'assenso di Zenga e lo riscatterà dai rosanero, ma prima c'è da colmare la distanza fra la richiesta di 4 milioni e l'offerta intorno ai 2 della dirigenza blucerchiata. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo.
Parliamo di canoa con le squadre siciliane protagoniste del terzo concentramento di A1 Polisportiva Nautica Catana che si aggiudica il primo posto in coabitazione con il Napoli con riguardo alla Polisportiva Canottieri Catania, 3 vittorie e 2 sconfitte. Ci racconta tutto Daniele Di Frangio. Squadre siciliane protagoniste nel terzo concentramento di Serie A1 di canoa polo svolto a Bacoli. La Polisportiva Nautica Catana ha conquistato il primo posto in coabitazione con il CC Napoli, bilancio 4 vittorie e una sola sconfitta nella classifica di tappa. Per la Polisportiva Canottieri Catania invece 3 vittorie e 2 sconfitte. Gli etnei guidati da Salvo Messina hanno battuto lo Sport Club Ognina nel derby catanese e superato senza patemi la Canoe Roma ed il Circolo Freddi, ma hanno perso contro il CC Cagliari e il Canoa Club Napoli. Bene anche i palermitani della Trinacria con 3 vittorie ed 1 sconfitta. Una sola vittoria invece per la seconda squadra dei campioni d'Italia del KST Siracusa, mentre solo sconfitte per lo Sport Club Ognina. Alla fine di queste prime 3 tappe la classifica della A1 di canoa polo maschile vede prima la Canoa Club Napoli a quota 37 punti, seguita dalla Trinacria Palermo a 33 e Polisportiva Nautica Catana a 29, più staccate la Canottieri Catania a 21 e lo Sport Club Ognina a 15. Dalla canoa al football americano con gli Elephants Catania che nei quarti di finale superano i Cavaliers Castelfranco e passano in semifinale, semifinale che si disputerà il 20 e 21 giugno. Sentiamo Marzia Vaccino. Tanta emozione al Benito Paolone che ha visto la grinta inarrestabile degli Elephants Catania accendersi contro i Cavaliers Castelfranco. Gli etnei hanno vinto i quarti di finale neutralizzando i colleghi veneti per 28 a 14. Con questo ennesimo successo gli Elephants Catania hanno staccato il pass per le semifinali che si disputeranno a Torino il 20 e il 21 giugno. Come nei playoff dello scorso anno gli Elephants Catania daranno battaglia sul campo torinese contro i Blacks Rivoli. Parallelamente giocheranno l'altra semifinale gli Hogs Reggio Emilia contro i Guelfi Firenze. Le squadre vincenti giocheranno la finale, l'atteso Italian Bowl che si svolgerà il prossimo 5 luglio. Contro i Cavaliers gli Elephants hanno dominato e controllato la partita con delle buone scelte del coaching staff guidato da Renato Gargiullo e con i coach di reparto Mangano e Cocuzza per l'attacco e Pecoraro per la difesa. Gli Elephants hanno dimostrato al Benito Paolone unità e grande maturità. I giocatori non si sono risparmiati e hanno meritato pienamente il pass per le semifinali sotto gli applausi di un pubblico acclamante. L'attacco Elephants ha realizzato 4 touchdown, macinando terreno e riuscendo a gestire la buona pressione della difesa ospite. La difesa catanese ha concesso pochissimo con 2 intercetti su pass e con poche yards subite su corsa. Adesso gli etnei devono correggere il tiro nell'esecuzione degli special terms in vista della partita contro i Blacks Rivoli. Inoltre sono rimaste in pista le squadre più forti della seconda divisione, ovvero Hogs e Guelfi. Ci sono pochi allenamenti per preparare una partita complessa e partire per una lunga quanto avvincente trasferta, ma i giocatori etnei affronteranno le prossime sfide con la consapevolezza che gli Elephants Catania in questa season sono tra i principali protagonisti del football americano giocato in Italia. Con questo per adesso è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.